Siamo alla Fondazione Giorgio Cini, dove in occasione della Biennale Architettura si è aperta una mostra davvero incredibile, tutta dedicata all'opera in vetro di Carlo Scarpa. Sono più di 300 opere, il più provenienti da collezioni private, e abbiamo il curatore della mostra, Marino Marovier, a cui chiediamo intanto l'importanza di Scarpa come non solo architetto, ma come produttore di questi straordinari oggetti in vetro. Carlo Scarpa è stato determinante per la vetraria muranese moderna, in quanto lui ha saputo inventare tecniche nuove, materie nuove, forme nuove ovviamente, e ancora oggi a Murano si sta lavorando sulle basi che Carlo Scarpa aveva inventato. In quegli anni c'era ancora la Biennale era un banco di prova per tutte le industrie muranesi che dovevano in qualche maniera dimostrare quello che era la loro migliore produzione. E Carlo Scarpa e Convenini aveva fatto sicuramente le cose più belle che siano state realizzate in quel periodo. Oltre alla produzione di vasi, che sono dei piccoli capolavori, quasi tutti con colori sgargianti, mescolati, famosissimi sono i battuti o le famosissime ancora più navicelle, questo contrasto tra il rosso e il nero, i pezzati, i mosaici, oltre a inventare una forma nuova del vetro, un vetro che diventa scultura e oggetto di per sé, non il vaso o l'utilizzo quotidiano, ma anche una ricerca continua sulla tecnica. Certo, la ricerca sulla tecnica e sulla materia è fondamentale perché, come giustamente dice lei, non è solamente il vaso l'oggetto di commercio delle fornaci muranesi. La cosa più importante è l'illuminazione. L'illuminazione è quella che dà il lavoro alle fornaci muranesi, e anche per questi tipi di oggetti c'è bisogno di inventare materie nuove, cioè il vetro non deve essere più il vetro trasparente, ma deve essere un vetro che nasconde la lampadina, deve essere un vetro che è plasmabile in maniera diversa. E Carlo Scarpa, oltre ad aver fatto queste cose che sono i vasi che abbiamo visto poi esposti nelle varie biennali, ha fatto anche un grosso lavoro per quanto concerne la parte dell'illuminazione. E l'illuminazione è fondamentale e importante anche per far rendere visivamente questi pezzi che sono rappresentati qua in mostra. Certo, il vetro va enfatizzato attraverso una buona luce, perché la luce è quella che dà dei risultati fantastici. Ecco quello che rende l'oggetto in vetro opera d'arte: l'illuminazione, la tecnica, il colore. E non soltanto l'esposizione, uno pensa vedere un vetro dentro una bacheca già crea un argomento di discussione sul vetro, però questi vetri hanno una marcia in più. Certamente, l'architetto Carlo Scarpa è famoso nel mondo per le sue interventi architettonici, ma soprattutto di restauro e il particolare. Carlo Scarpa era l'uomo del particolare, l'uomo del dettaglio. Lui ha saputo creare delle novità anche in cose banali, e nel vetro ha fatto altrettanto. Cioè lui è riuscito a fare a Murano dei vetri che altri non avevano saputo fare. E questo anche grazie ai maestri con cui lavorava. Soprattutto perché il rapporto con le maestranze di Carlo Scarpa è stato determinante. Cioè Carlo Scarpa a Murano c'è il modo di dire che io dico spesso, e il maestro dice non se può, vuol dire non si può, perché i maestri tendono sempre a non fare quello che è difficile, quello che poi potrebbe trasformarsi nella rottura durante la fase del raffreddamento. Ma Carlo Scarpa era bravissimo a convincere i maestri a dire dai che proviamo, e allora anche di notte a volte si fermava i fornaci e con i maestri elaborava delle materie nuovissime che poi non scoppiavano, rimanevano ancora intere, e questa è stata l'esperienza grande di Carlo Scarpa nel vetro. Si può dire che Scarpa è stato forse uno dei primi a organizzare le sue opere come opere d'arte, mentre prima la produzione di Murano era una produzione di vetro, lampadari, vasi, bicchieri, più di uso che non di esposizione artistica. Certo, adesso in questi ultimi anni
si è capito che le arti decorative, il vetro in particolare, non è più considerato oggetto d'uso arte decorativa, è una forma d'arte.